Allora, parliamo adesso velocemente dei componenti Cifris. Intanto, per chi non mi conosce, mi presento. Io sono di Trento, dove sono professore ordinario di algebra e dove dirigo il laboratorio di matematica industriale e crittografia. Mi trovo a coordinare questa iniziativa dei componenti Cifris e poi ho anche un ruolo all'interno di una fondazione svizzera, Fondazione Quadrast, in cui presiedo, diciamo, il loro comitato scientifico. Allora, De Comunesi Cifris, da dove arriva il nome? Il nome arriva da un bellissimo libretto scritto da Leon Battista Alberti. Battista Alberti nel Rinascimento viene incaricato di studiare la crittografia per conto del papato e lo fa scrivendo un libro che oggi diremmo è scritto con metodo scientifico. Voi leggete il De Comunesi Cifris del 1466, è tuttora leggibile e godibile a mio parere. L'approccio usato e molti storici, parlo di storici americani, del mondo, dico non italiani, lo considero la prima importante opera crittografica. Quindi, in onore tuo di quest'opera, abbiamo realizzato questa iniziativa. Allora, ci contiamo in 1200 membri, noi non siamo formalmente organizzati, per cui questi 1200 membri sono in realtà gli iscritti alla nostra mailing list principale. E tra gli iscritti abbiamo professori e ricercatori di 27 sedi universitarie o centri di ricerca, come CNR per esempio. Sono molti iscritti da aziende e abbiamo tantissimi anche studenti o neolaureati, che ci fa molto piacere. Allora, come organizzazione avevamo una struttura, diciamo, con un presidente fondatore, il professor Michele Liac, che è scomparso questa primavera, io. E poi abbiamo la nostra assistente factotum, la dottoressa Lisa Cemignani. Poi abbiamo un comitato di colleghi, mi piace sottolineare, da tutta Italia, da Ancona, Perugia, Bari, Roma, Milano, Salerno. Questi colleghi, alcuni di loro parleranno adesso. Attenzione che abbiamo due Visconti, l'Andrea Visconti, Andrea Visconti, uno di Milano e uno di Salerno, però è così. Bene. Allora, che cosa vogliamo fare? Come obiettivi? Beh, intanto diffondere e divulgare, no? Questo convegno organizzato assieme all'UMI è, direi, un esempio tipico della nostra divulgazione. Poi ci piacerebbe sviluppare, ideare, generare algoritmi e ci piace aggregare la comunità per poter fare le cose, anche in aiuto alle istituzioni, come abbiamo sentito gli interventi poc'anzi dei rappresentanti. Come è stato anche ricordato precedentemente, in teoria in Italia sarebbe previsto un centro nazionale di crittografia, previsto già nel 2017. Per ora non si è ancora visto. L'unica cosa che abbiamo visto è che nell'agenzia, nuova agenzia per la cybersicurezza, tra le sue competenze è stata assegnata anche la crittografia. Quindi vediamo, speriamo che nasca qualcosa, finalmente. Allora, che cosa facciamo in pratica? Bene. Intanto convegni, abbiamo iniziato già nel 2017, siamo avanti nel 2018, 2019, come vedete un po' tutta Italia, per la nostra vocazione nazionale. Il 2020 è stato quello che è stato per via Covid. Facciamo convegni non solo territoriali, diciamo, ma anche specifici, quindi CEI, Quantum, eccetera. Per affrontare temi specifici siamo organizzati in gruppi. Abbiamo Pico Cifris, che si occupa del post-quantum, cioè una quarantina di iscritti, che è coordinato da Marco Baldi, dell'Università Politecnica delle Marche, cioè di cui Marco ci racconterà di più. Cifri Chain, questo è sulla blockchain, un po' più grande, visto il tema, forse un po' di più grande richiamo, coordinato da Ivan Visconti, in città di Salerno. Ivan ci racconterà un po' di più le loro attività. Abbiamo Cifris Cloud, che è un gruppo tematico sulla cloud encryption. Questo è coordinato da Marco Pedicini di Roma 3. Una cosa interessante che vorrei dire è che stiamo cercando di organizzare un convegno congiunto Cifris Chain, Cifris Cloud, quindi blockchain e cloud, per la crittografia finanziaria, quindi la primavera dell'anno prossimo, e se riusciamo, siamo in trattativa, il convegno sarà ufficialmente in comune con Banca d'Italia e con Consob.
questa è una grande iniziativa a cui stiamo lavorando. Come divulgazione? Beh, abbiamo una mail list, abbiamo fatto per esempio il libro delle 100 tesi, questo libretto che ha riassunti di 100 tesi in tuttologia, fatta in tutta Italia, a dimostrazione che l'unità c'è e viva. Organizziamo iniziative rivolte per i giovani, quindi gare, hackathon, e tra poco premieremo i vincitori delle Crypto Wars 2020. Poi abbiamo cicli di seminari che sono gestiti da gruppi locali. Non avendo noi un'organizzazione appunto molto strutturata, lasciamo molta libertà alle varie sedi, ai vari gruppi di lavorare seriamente. Abbiamo cicli di seminari per Trento, cicli di seminari a Torino, uno, diciamo, Scuola Latina che comprende Roma, il Lazio, la Bruzza, eccetera, e anche uno a Milano. Speriamo che altri nascano. Ora, se guardiamo dal punto di vista di chi si avvicina a noi, cioè, che cosa offri a noi The Cifris? Dunque, dipende chi sei. Se sei uno studente, intanto ti diamo informazione. Vuoi sapere dove viene insegnata la crittografia, dove ci sono percorsi specifici, tesi di crittografia? Ti aiutiamo. Ti avvicini al mondo del lavoro? Se cerca di stagio, tirocini? Benissimo. Vuoi studiare crittografia? Ti servono soldi? Abbiamo borse di studio finanziate da aziende per seguire percorsi specifici. Se invece tu sei un ricercatore nel mondo accademico, ok, l'informazione, per esempio, dove sono gli altri tuoi colleghi, sicuramente te la diamo, ma aiutiamo nella scrittura di proposte, bandi, progetti, diciamo con alterna fortuna, ma abbiamo questa cosa applicativa, ogni tanto riusciamo anche delle proposte vincenti. Dal punto di vista scientifico, al momento abbiamo due collane di libri scritti da noi, uno che si chiama Crittografia, generico, che è con quattro volumi, e Collectio Cifrarum, che è più specifico di Prosibi di convegno, e ci tengo a dirlo adesso perché, per esempio, i pre-prosibi di questo convegno, gli abstract di questo, sarà uno dei volumi che appariranno qua. E le aziende? Beh, intanto diamo formazione qualificata. L'azienda che cerca dei laureati che sanno la crittografia davvero, stanno parlando con noi, sanno dove andare. Poi li coinvolgiamo le aziende che sono interessate in bandi, proposte, progetti. Qui abbiamo già fatto molte cose in comune con le aziende. Questa cosa sta funzionando bene. E poi una cosa importante, a mio parere, è che noi, avendo una visione nazionale, abbiamo una mappatura. Cioè l'azienda che vuole competenze specifiche di quella crittografia, di quel protocollo e non sa dove andare, noi lo sappiamo. Sappiamo chi sono i colleghi che fanno crittografia e di cosa si occupano. Questo, secondo me, è una cosa importante. Per la pubblica amministrazione il discorso è molto simile: formazione qualificata, mappatura delle competenze. In più, a noi ci piacerebbe fornire una ricerca nazionale di alto livello e affidabile. Questo, diciamo, questo discorso si inserisce con le attività tipo Centro Nazionale Crittografia. Cioè, non ci piacerebbe fornire una comunità affidabile e seria se la nazione ci chiama, noi siamo pronti. Ok, e che cosa vogliamo fare nel prossimo futuro? Tante cose, ma ho selezionato due esempi. Tanto ci piacerebbe attivare altri gruppi tematici. Eruditorum, questa è una cosa molto richiesta. Cioè, la crittografia non impatta solo gli aspetti tecnologici, ma parte legislativa, economica, sociale, si pensi alla privacy, si pensi all'influenza sull'economia delle criptovalute, eccetera. Ci piacerebbe avere un gruppo non necessariamente di matematici, informatici, ingegneri, ma un gruppo più ampio. Eruditorum. Poi, visto l'importanza del tema, ci piacerebbe avere un gruppo che lavora sulla crittografia quantistica. Abbiamo varie persone che lo fanno all'interno della Decifrit, ma non sono organizzate in un gruppo. Questo mi piacerebbe vederlo nascere. Di questo è anche un invito a chi ascolta. E infine, stiamo cercando di lanciare nuove iniziative editoriali. Allora, da una parte ci piacerebbe lanciare due riviste open access. In cui nessuno paga, né chi pubblica né chi legge. Uno, sono entrambi di natura sperimentale, cioè qualcuno ha effettivamente delle
risultati degli esperimenti computazionali sulla parte algebrica, di criptanalisi, eccetera, interessanti, ma non riesce a dimostrare il perché funzionano. Bene, ce li manda, noi li esaminiamo, li proviamo, se funzionano, li diffondiamo. Altri potranno vedere e magari capire perché funzionano. Infine, una cosa su cui c'è una certa richiesta è fornire delle note agli studenti della marea di corsi che abbiamo in Italia in un qualche maniera organica, che sia un open access per gli studenti. Allora, questo è un'altra iniziativa che ci piacerebbe molto riuscire a fare nel prossimo futuro. Bene, vi lascio con questa citazione di Polibio, che dice sostanzialmente: Polibio, per chi non lo sa, è il primo che parla di una codifica in un libro che è arrivato fino ad oggi, e dice che insomma non possiamo metterci d'accordo adesso su cosa faremo quando succederanno certi eventi, se non abbiamo nessuna idea che certi eventi succederanno. Questo per dire, siamo pronti a quello che succederà e ci adatteremo. Ok, grazie.